Franco Pinellato, che dirà due parole in questa mostra. Prego. Loretta è una persona molto delicata e molto, diremmo, colta, che ha dato la possibilità a Venezia di incontrare molti artisti di tutto il mondo, e non solo artisti, ma anche poeti, scrittori, personaggi molto importanti. Qui ci troviamo di fronte a degli artisti di alto livello. Abbiamo qui l'artista che proviene dalla Norvegia, e anche un artista, un cultore dell'arte, e non solo dell'arte, ma anche di tutte le altre arti che sono collegate alla pittura, alla scultura e quindi anche alla letteratura stessa. Comunque l'esperienza che c'è stata, la sua esperienza norvegese, è importantissima perché ci permette di capire anche noi a Venezia quello che deve essere l'arte, che dovrebbe essere l'arte, cioè un qualcosa di concreto, di magico, che deve rimanere appunto nella nostra memoria. L'arte italiana è un'arte famosissima, importante in tutto il mondo per quanto riguarda il passato. Per quanto riguarda il presente, ci sono molti giovani interessati all'arte, però non hanno quell'appoggio che una volta avevano gli artisti di una volta, quando appunto i nobili si facevano fare i ritratti e quando addirittura nelle chiese si dipingeva gli altari, eccetera, eccetera. E quindi adesso i tempi sono cambiati, è un'altra situazione, ci sono anche delle difficoltà anche nei licei artistici, nei licei classici, negli istituti, ci sono appunto alcune cose che dovrebbero cambiare. L'artista qui, che non mi ricordo appunto, l'artista famoso. Si chiama Doug Hall. Sì, conosciutissimo appunto nel suo paese, mi fa presente non solo la sua arte, anche la signora. Anche la signora Zoe è molto importante, Spencer. Perché la signora è di origine russa, no? Sì. Quindi sì, ha una cultura legata anche non solo al presente, ma anche al passato della letteratura russa, che è la letteratura mondiale, la principale letteratura del mondo, quella russa. Basta pensare ai grandi scrittori, i grandi poeti, ma gli uomini, i russi, che appunto nel 700, nell'800, e poi con Caterina di Russia, quello che è stato grandioso, i rapporti con la Francia, ma anche con Venezia, col mondo, eccetera, col nostro mondo. È importante perché l'artista norvegese, oltre che essere comunque cultore dell'arte, è anche professore, grande studioso, e ha partecipato a molti convegni sulle mostre internazionali. Poi è una persona legata completamente, diremmo, a, non si può raffrontare col mondo dei vichinghi, dei vikingson, ma c'è qualcosa di affine. Io ad esempio ho fatto degli studi, ho stampato anche dei libri sui vichinghi, ho scritto anche i canti vichinghi, poesie ancora nel passato dedicate all'anima vichinga, soprattutto dei norvegesi, ma anche dei danesi e svedesi, ma soprattutto norvegesi, i grandi vichinghi che addirittura sono arrivati
ma molto e molto prima di Cristoforo Colombo in America. Sono arrivati molto prima di Cristoforo Colombo. Ecco, e questo è importante. E quindi l'arte lo si vede subito che è legata al mondo, diremo, nordico, ma anche c'è una simbologia notevole, c'è una poesia notevole in queste opere. E poi c'è tutto un significato profondo legato appunto a queste, alla saga nordica, per esempio, ma anche queste luci, queste ombre, tutto quello che riguarda diciamo questo mondo nordico ci lascia una traccia veramente profonda. Io ringrazio. E poi abbiamo, a parte questi iscritti, così, che è il piacere dei giovani e anche di chi vuole di collaborare, lasciando lo spazio della nostra mente a scrivere quello che si vuole, purché non sia qualcosa di realmente antimitico e contro appunto la nostra vocazione artistica. Io desidererei poi che venisse anche due o tre studenti giovani, perché c'è l'amico Zenaro che anche lui ha dipinto, ha creato anche, ha fatto delle sculture, ha fatto anche delle maschere, e io l'ho indirizzato, siccome lui scrive delle poesie molto brevi, queste poesie, vorrei che due di queste poesie fossero dedicate agli artisti, ai giovani, ai due presenti artisti, e scegli tu due poesie, però chiamiamo anche due giovani. Ma no, sul tema. No, quelle che tu hai, no. Avrei anche, ma non ho libri. No, quelle che conosci, no. Aspetta che chiamo due giovani. Sì, quelle che tu già conosci. Inerente a tutto questo, alla creazione. Alla creazione, e anche perché Gennaro si dedica alle teorie quantistiche, la teoria dei quanti, ed è legato anche al mondo della scienza, al mondo scientifico, e quindi alla filosofia, al mondo scientifico. Quindi è un personaggio che a Venezia non è ancora conosciuto bene per la poesia, e è un autodidatta, ma ha delle capacità notevoli, e quindi è giusto che appunto ci siano queste aperture verso i giovani. Lui ama moltissimo la gioventù e gli artisti, e quindi questo è importante. Adesso vediamo se Loretta viene. Chiamiamo anche Loretta un attimo, che venga Loretta. Ecco Loretta. Questi sono i giovani. Ecco, allora l'amico Denaro. Ma sei andato a pescarle all'asilo queste qua? Sì, vorrebbe dedicare due poesie. No, abbiamo già letto due là. Due sono gli artisti, compreso una appunto, che comprende tutto questo. Ecco, allora guarda che la signora ti sta riprendendo il video, e poi questo va all'estero, questo video. Franco Chinellato, che dirà due parole in questa mostra. Prego. Loretta è una persona molto delicata e molto, diremo, colta, che ha dato la possibilità a Venezia di incontrare molti artisti di tutto il mondo, e non solo artisti, ma anche poeti, scrittori, personaggi molto importanti. Qui ci troviamo di fronte a degli artisti di alto livello. Abbiamo qui l'artista che proviene dalla Norvegia, e anche un artista, un cultore dell'arte, e non solo dell'arte, ma anche di tutte le altre arti che sono collegate alla pittura, alla scultura, e quindi anche alla letteratura stessa. Comunque l'esperienza che c'è stata, la sua esperienza norvegese,
è importantissima perché ci permette di capire anche noi a Venezia quello che deve essere l'arte e che dovrebbe essere l'arte, cioè un qualcosa di concreto, che deve, di magico, che deve rimanere appunto nella nostra memoria. L'arte italiana è un'arte famosissima, importante in tutto il mondo per quanto riguarda il passato. Per quanto riguarda il presente ci sono molti giovani interessati all'arte, però non hanno quell'appoggio che una volta avevano gli artisti di una volta, quando appunto i nobili si facevano fare i ritratti e quando addirittura nelle chiese si dipingeva gli altari, eccetera, eccetera. E quindi adesso i tempi sono cambiati, è un'altra situazione, ci sono anche delle difficoltà anche nei licei artistici, nei licei classici, negli istituti, ci sono appunto alcune cose che dovrebbero cambiare. L'artista qui, che non mi ricordo appunto, un artista famoso. Si chiama Doug Hall. Sì, conosciutissimo appunto nel suo paese, mi fa presente non solo la sua arte, anche la signora. Anche la signora Zoe Spencer. È molto importante perché la signora è di origine russa, no? Sì. Quindi sì, ha una cultura legata anche non solo al presente ma anche al passato della letteratura russa, che è la letteratura mondiale, la principale letteratura del mondo, quella russa. Basta pensare ai grandi scrittori, i grandi poeti, ma gli uomini, i russi che appunto nel 700, nell'800 e poi con Caterina di Russia, quello che è stato grandioso, i rapporti con la Francia ma anche con Venezia, col mondo eccetera, col nostro mondo. È importante perché l'artista norvegese, oltre che essere comunque cultore dell'arte, è anche professore, grande studioso e ha partecipato a molti convegni sulle mostre internazionali. Poi è una persona legata completamente, diremmo, a, non si può raffrontare col mondo dei vichinghi, dei Viking Song, ma c'è qualcosa di affine. Io ad esempio ho fatto degli studi, ho stampato anche dei libri sui vichinghi. Ho scritto anche i canti vichinghi, poesie ancora nel passato dedicate all'anima vichinga, soprattutto dei norvegesi, ma anche dei danesi e svedesi, ma soprattutto norvegesi. I grandi vichinghi che addirittura sono arrivati, ma molto e molto prima di Cristoforo Colombo in America. Sono arrivati molto prima di Cristoforo Colombo. Ecco, e questo è importante, e quindi l'arte lo si vede subito che è legata al mondo, diremo, nordico, ma anche c'è una simbologia notevole, c'è una poesia notevole in queste opere, e poi c'è tutto un significato profondo legato appunto a queste, alla saga nordica per esempio, ma anche queste luci, queste ombre, tutto quello che riguarda diciamo questo mondo nordico ci lascia una traccia veramente profonda. Io ringrazio, e poi abbiamo, a parte questi scritti così, che è il piacere dei giovani e anche di chi vuole di collaborare, lasciando lo spazio della nostra mente a scrivere quello che si vuole, purché non sia qualcosa di realmente antimitico e contro appunto la nostra vocazione artistica. Io desidererei poi che venisse anche due o tre studenti giovani, perché c'è l'amico Zenaro che anche lui ha dipinto, ha creato anche, ha fatto delle sculture, ha fatto anche delle maschere, e io l'ho indirizzato, siccome lui scrive delle poesie
molto brevi questa poesia. Vorrei che due di queste poesie fossero dedicate agli artisti, ai giovani, ai due presenti artisti. E scegli tu due poesie, però chiamiamo anche due giovani. No, ma... sul tema. No, quelle che tu hai, no. Avrei anche, ma non ho libri. No, quelle che conosci, no. Non sapete che chiamo due giovani. Sì, quelle che tu già conosci. Inerente a tutto questo, alla creazione. Alla creazione e anche perché Gennaro si dedica alle teorie quantistiche, la teoria dei quanti, ed è legato anche al mondo della scienza, al mondo scientifico e quindi alla filosofia, al mondo scientifico. Quindi è un personaggio che a Venezia non è ancora conosciuto bene per la poesia, e è un autodidatta, ma ha delle capacità notevoli. E quindi è giusto che appunto ci siano queste aperture verso i giovani. Lui ama moltissimo la gioventù e gli artisti, e quindi questo è importante. Adesso vediamo se Loretta viene. Chiamiamo anche Loretta un attimo, che venga Loretta. Ecco Loretta. Questi sono i giovani. Ecco, allora l'amico Denaro. Ma sembra pescarle all'asilo queste qua. Sì, vorrebbe dedicare due poesie. No, abbiamo già letto due là. Due sono gli artisti, compreso. Una appunto, che comprende tutto questo. Ecco, allora guarda che la signora ti sta riprendendo il video e poi questo va all'estero, questo video.